Sono un paziente con leucemia linfoblastica acuta. Effettuato trapianto di midollo osseo da familiare un anno fa, questa settimana ho ripreso il lavoro. Dopo quanto tempo posso essere considerato guarito? Quali attenzioni devo avere nella vita quotidiana? Prego, Renato. Trapianto eseguito, scusi, Un quando? anno fa. Ah, un anno fa. Beh, se sta bene, vita libera. Almeno io raccomando, quando viene ottenuta la remissione completa, teoricamente dopo un mese dall'inizio della terapia, a parte il giogo di doversi sottoporre a altre terapie, eventualmente al trapianto, ma lo stato teorico di salute di una persona è restituito all'originale, fino a prova contraria, cioè fino a ripresa della malattia. Allora il mio stimolo, anche se c'è sofferenza nell'eseguire i trattamenti e nell'eseguire il trapianto, è di considerarsi normali, normalizzati, fin dal momento in cui viene ottenuta la remissione completa, perché così è. Poi se la malattia ritorna, ma a distanza è un altro paio di maniche, ma non ci si deve necessariamente sentire malati dal momento in cui viene ottenuta la remissione completa. È già una grande conquista, perché in apparenza la leucemia non ce l'hai più addosso, devi fare delle altre cose, ma la leucemia è sparita. La guarigione tecnicamente noi la dichiariamo supportati dai dati statistici dopo 3-5 anni di remissione completa. Però il ritorno a un normale stile di vita, al lavoro, è raccomandabile, è il prima possibile. Appena uno si sente di fare una cosa, che la faccia. Quindi alla parte della domanda in cui chiede quali attenzioni devo avere nella vita quotidiana, rispondiamo le stesse attenzioni che avrebbe per condurre uno stile di vita sano. Rispettare i 10 comandamenti, dico io, più che E sufficiente. stare attenti al Covid, aggiungo io però. Certo, l'11°.